Cosa è stato fatto fino ad oggi in Italia per la cura dell'epatite C? Quali sono i risultati ottenuti e cosa resta ancora da fare? Ce lo siamo fatti raccontare da un vero esperto, dal professor Salvatore Petta, segretario dell'AISF, l'Associazione Italiana per lo Studio del Fegato, che abbiamo incontrato a Roma nel corso del meeting per la presentazione dei risultati del progetto Ci Curiamo, interamente incentrato sull'epatite C. Professore, col suo aiuto vorrei fare un po' un bilancio di quello che è stato fatto per quanto concerne l'epatite C e di quello che resta da fare. Cominciamo con le cose positive. Quali sono i traguardi, diciamo così, che abbiamo raggiunto, le cose che possiamo dire archiviate, no? Come sul computer, nella cartella delle cose fatte? Allora, sicuramente l'Italia ha avuto un ruolo fondamentale con le istituzioni, con le società scientifiche, con le associazioni dei pazienti nella lotta all'eliminazione, nella lotta contro il virus dell'epatite C per raggiungere il traguardo di eliminare l'infezione entro il 2030. Questo si è tradotto nel trattamento ad oggi di più di ben 200.000 soggetti con infezione da HCV, che pone l'Italia come uno dei paesi che più ha trattato e meglio ha trattato in termini di efficacia in tutto il mondo. Sicuramente questo dato preso da solo può considerarsi come un bicchiere mezzo pieno. Tuttavia abbiamo ancora molto da fare, molto per cui lavorare, perché una recente analisi dell'Osservatorio Polaris ha degradato l'Italia da paese come on track in passato verso l'eliminazione da HCV in una condizione di towards l'eliminazione, quindi un gradino indietro. Quali sono le difficoltà? Cos'è che ci impedisce di proseguire questo cammino virtuoso che avevamo iniziato? Ma il cammino virtuoso che abbiamo iniziato ha degli impedimenti, degli ostacoli dal punto di vista logistico e burocratico, ovvero fino ad oggi abbiamo trattato pazienti che già afferivano presso i nostri centri, i serbatoi, quindi stanno cominciando ad essere svuotati. Oggi quindi bisogna fare qualcosa in più. Qualcosa in più vuol dire attuare dei programmi attivi di screening gratuito nelle popolazioni a rischio, quali SERD, carceri, ma anche popolazioni di soggetti sopra i 60-65 anni che afferiscono alle farmacie, ai medici di medicina generale. Bisogna attuare anche dei programmi di referral e di linkage to care, ovvero il paziente in cui viene fatto un attivo screening deve essere nell'ambito di SERD e carceri direttamente agganciato e avviato al trattamento, e per quel che riguarda medici di medicina generale ed eventualmente farmacie devono esistere dei programmi di rete per cui il paziente viene subito agganciato al centro prescrittore. Soltanto un network del genere ci potrà permettere di fare quel salto di qualità necessario per mirare all'eradicazione dell'HCV in Italia. Senta, l'AISF, la società scientifica di cui lei è segretario, ha fatto, che è l'associazione che raggruppa tutti coloro che sono impegnati nella lotta alle malattie del fegato, ha fatto tantissimo appunto per l'eradicazione dell'epatite C. Ci dice un po', ci riassume un po' le cose più importanti, le cose che varrebbe la pena di ricordarsi, ecco. Sì, AISP è stata accanto alle istituzioni in questo periodo molto intenso di arrivo e di avvento di nuovi farmaci antivirali. Ha collaborato con le istituzioni, ha collaborato con AIFA nel disegnare l'algoritmo sulla cui base sono stati inizialmente assegnati e sono tuttora assegnati i farmaci antivirali. Ancora AISP partecipa con il Ministero alla realizzazione di un nuovo percorso diagnostico-terapeutico nazionale, alla realizzazione di un nuovo piano nazionale per l'eradicazione delle epatiti virali. AISP sempre quindi lavora con le altre società e con i pazienti nel tentativo di mantenere alta l'attenzione verso il problema epatite C e quindi di sollevare alle istituzioni i problemi che ad oggi sono il reale ostacolo all'eradicazione dell'infezione. Senti, professore, lo slogan di oggi è Ci curiamo. Ecco, come lo commenta? Ma commento che curando sostanzialmente l'infezione da HCV noi non curiamo soltanto, importantissimo, il singolo soggetto, ma curiamo e proteggiamo tutta la popolazione da una potenziale diffusione dell'infezione stessa, dei bacini a più alta prevalenza. Quindi dobbiamo lavorare uniti tutti insieme.